Siamo a Casalfiumanese con il sindaco Roberto Poli per tessere un bilancio di questo 2011, un bilancio che qui è stato particolarmente ricco di investimenti. Sì, è stato un anno impegnativo, anche se un, un anno difficile come per tutti i comuni. Comunque, insomma, noi abbiamo dato corso nel 2012 a una serie di progetti che avevamo messo in campo già a partire dagli anni precedenti e che nel 2012 sono arrivati a compimento, quindi è stato un anno molto impegnativo. Per esempio, c'è stato l'importante taglio del nastro della palestra comunale, è stato un investimento veramente importante questo. Sì, direi più consistente della legislatura che avevamo previsto. È andata molto bene sia dal punto di vista del rispetto dei tempi, in un anno un po' meno abbiamo demolito e ricostruito una palestra che oggi credo si possa davvero definire all'avanguardia naturalmente per una realtà di 3.500 abitanti come la nostra. Quindi tempi rispettati, è andato molto bene anche il progetto che è stato finanziato con una misura molto consistente dalla Regione e dallo Stato, per cui anche le risorse comunali richieste sono state per noi un sacrificio ma sostenibile, perché è stato un progetto finanziato per un terzo dalla Regione, un terzo dallo Stato e un terzo risorse comunali. Che diciamo non è frequente come livello di cofinanziamento, per cui è stato un risultato assolutamente importante. Ricordiamo per un totale di oltre 700 mila euro? Sì, sì, complessivamente sì, un progetto per, noi, per un comune come il nostro eh, si capisce bene che è un investimento molto, molto consistente. L'altra bella inaugurazione è stata la, la casetta così, delle associazioni che ospita una cucina attrezzata a disposizione dei volontari. Sì, anche questa è stata lunga come, diciamo, come istruttoria perché il progetto era già finanziato e definito ma poi abbiamo avuto il problema della demolizione dell'acquedotto, del pensiero del, dell'acquedotto del dell su cui tra l'altro c'era un vincolo della sovrintendenza, quindi c'è stata tutta una fase ehm, diciamo tecnico-amministrativa abbastanza complessa e lunga, però poi alla fine ciò che avevamo detto si è concretizzato e oggi devo dire... Mi pare sia stata una scelta molto, molto azzeccata, molto giusta, molto condivisa, tant'è che ha dato una vitalità ancora più forte alle attività e alle associazioni. Ricordo che nei prossimi giorni eh, noi dedicheremo quella struttura, come avevamo detto di fare, a Don Pio Cavina, che è stato un parroco storico del dopoguerra qui in Casa Firmanese. E poi ci sono le cantine manusardi che stanno, vediamo proprio il cantiere adesso è ancora all'opera, ci sarà tutta una riqualificazione di questi spazi, cosa accoglieranno questi spazi? Sì, anche questo è un progetto importante per noi perché sono oltre 300 mila euro di investimenti, anche questi realizzati con la partecipazione della Regione, fondi dell'ex Comunità Montana, risorse comunali. E dovrebbero concludersi, se tutto va bene come io credo, perché il cantiere sta andando bene, dovrebbero concludersi in primavera. È uno spazio, io l'ho visto anche recentemente perché sono curioso di vedere come vanno i lavori, è uno spazio veramente molto bello che tra l'altro risana la villa manusata nel suo insieme ed è uno spazio finora non utilizzato come meritava, è ovvio che dopo la riqualificazione... Come abbiamo detto sarà la sede della nostra associazione Federica Negri che fa arte, musica, spettacolo e quindi un luogo di aggregazione, di ritrovo di cui, eh, di cui siamo orgogliosi, insomma, di cui eh, credo anche, anche questo investimento risponda a quella che era una necessità della comunità di Casafio E C'è anche un'attenzione alle frazioni perché per il 2012 avete messo a bilancio la ristrutturazione della sala civica di Sassoleone. Sì, eh, per la verità c'è stata anche nel corso del 2011, diciamo più sul versante del, della viabilità, perché purtroppo siamo stati colpiti, nostro malgrado, da eventi franosi che hanno richiesto degli interventi anche nel 2011 per un importo credo superiore ai 100.000 euro eh, per ripristinare, in questo caso per ripristinare la sicurezza della viabilità. E poi sulla viabilità ovviamente ci sarebbe tant'altro da fare, noi abbiamo 70 chilometri di strade comunali tutte in gran parte in condizioni su terreni franosi, su terreni calanchivi, quindi, però abbiamo dedicato anche nel 2011, almeno per mantenere un livello di sicurezza le nostre strade. Nel 2012, come lei diceva, abbiamo finanziato con l'assestamento di bilancio questo investimento per la sede di Sassoleone, perché ce n'è bisogno, quello è un punto di irrigazione. Per tutte le attività delle associazioni, siano esse Polisportiva, Hauser, Proloco, l'Assemblea della Banca, sede di servizi per quella comunità, abbiamo bisogno di metterla a posto bene, l'abbiamo finanziato e il 2012 sarà sicuramente l'anno di avvio dei lavori. Io spero anche che si concludano in tempi sufficientemente rapidi. Un auspicio per questo 2012 è un augurio che le vuol fare ai suoi cittadini. Ma guardi, sarebbero tante le cose da dire in una situazione difficile come questa. Io l'auspicio che voglio fare per il nostro Paese, più che per una singola comunità, perché noi siamo in un grande Paese come l'Italia, è che questa situazione molto difficile sul versante dell'economia e del lavoro, che ha delle ripercussioni pesanti sulle famiglie, sui lavoratori, sui giovani, sulle imprese e anche sugli enti locali, possa arrestarsi e possa si possa cominciare a vedere una via d'uscita a questa crisi che ormai da troppo tempo sta mettendo in ginocchio le condizioni di troppe persone.